Lorenzo Flaherty si sbilancia su Bossari, Filippa Lagerbach apprezza e lo invita a cena. Lorenzo Flaherty manda un messaggio a Bossari, Filippa Lagerbach apprezza e lo invita a cena. Lorenzo Flaherty, che ha da pochi giorni ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP, ha le idee chiare su chi tifare per la vittoria finale del reality, l'amico Daniele Bossari. Così, tramite il suo profilo Instagram ha spedito un messaggio al conduttore di Mistero attraverso un video, portandosi sorprendentemente a casa un invito a cena dalla compagna di Daniele, Filippa Lagerbach. Naturalmente non c'è nulla di malizioso nella richiesta della svedese, ma solo tanta voglia di conoscere meglio i compagni d'avventura del suo uomo. Ma cosa avrà mai detto l'attore per ringraziarsi la bella Filippa? Andiamo a scoprirlo. Grande Fratello VIP, Flaherty si spende per Daniele, Filippa risponde. Ciao Dani, oggi mi trovo nella tua bellissima Milano, esordisce nel video messaggio Flaherty, qui fanno tutti il tifo per te, insomma volevo dirti che facciamo tutti il tifo per te. Un grande in bocca al lupo. Vogliamo vederti vincitore. Lorenzo, dato il bel legame con Daniele nato all'interno della casa più spiata d'Italia, si sbilancia così in suo favore per quel che riguarda la vittoria finale del GF VIP. Ma la cosa curiosa è che sotto al filmato postato sul suo profilo Instagram è arrivato un invito a cena da parte della Lagerbach, sei fantastico. A presto per una cena insieme. Intanto, parlando di trionfi e finali, la serata tanto attesa che consacrerà il vincitore della seconda edizione del reality VIP è ormai imminente, domani lunedì 4 dicembre si celebrerà il trionfatore. GF VIP, testa a testa tra Daniele e Giulia De Lellis. Ormai ci siamo. Tra circa 24 ore il Grande Fratello VIP 2 celebrerà il suo vincitore. Tutti i pronostici vedono come papabili vincitori due nomi, Giulia De Lellis e Bossari. A patto che non ci sia un outsider a scompaginare le previsioni, magari Vanna o Luca Onestini, si prevede un testa a testa tra il conduttore e l'esperta di tendenze che parte leggermente favorita, stando agli ultimi rumors. Domani si sveleranno le carte e ogni dubbio sarà sciolto. Gli ultimi fuochi d'artificio del GF VIP 2 sono pronti.